Allora, amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata di Leonardo Risponde. Ho visto già qualche domanda, quindi credo che sia meglio passare subito alle risposte, così ci prendiamo tutto il tempo a nostra disposizione. Matteo Chimenti 51 dice: oggi cercherò di leggere le domande lentamente perché purtroppo qualcuno mi ha giustamente fatto notare che leggo le domande troppo velocemente, senza poi pensare che chi dovesse vedere la registrazione è fuori da Instagram non legge le domande. Quindi chiedo perdono, ma sono sempre mosso, come dire, dal desiderio di non lasciare nessuno senza risposta, cosa che peraltro poi diventa quasi sempre impossibile. Quindi corro un po', quindi vado un po' più piano e pazienza. E chiedo scusa, ecco, per le pregresse, ecco, omissioni e mancanze che dipendono purtroppo dalla mia miseria, di cui umilmente chiedo perdono. Buonasera padre, ci può spiegare in breve la differenza tra Marta e Maria? Nelle varie omelie che ho sentito, il ruolo di Marta sembra sempre molto criticato. Allora, Marta è santa così come Maria, perché c'è Santa Marta e Santa Maria Maddalena, che sono tra l'altro festeggiate anche in date abbastanza vicine nel mese di luglio, a una settimana di distanza circa. Quindi Marta è santa, d'accordo? Il contesto di quel brano evangelico è, come dire, una volontà di Gesù di santificare, ecco, la vita operosa. Ecco, la vita operosa è santa, ma deve essere vissuta senza affanni e preoccupazione. Marta viene dal Signore rimproverata non di fare, ma che si preoccupa e si agita. Quindi si occupa prima delle cose, mentre noi ce ne occupiamo soltanto quando è il momento di farle ed è necessario, e si agita. Quindi l'agitazione non è mai una cosa perfetta, ma queste chiaramente sono esortazioni alla perfezione dell'operare, no? Perché certamente quello che Marta stava facendo era cosa buona. E poi c'è comunque il primato, che vale anche per la vita attiva, della preghiera, dell'ascolto e della contemplazione, che Gesù insegna attraverso questo episodio. Poi io rimasi sempre molto colpito. Tanti anni fa accompagnai una persona a fare un'esperienza a Roma. Sono molto grato, dalle suore di Madre Teresa di Calcutta, che invito, insomma, ad andare a visitare anche le loro case di noviziato, loro case. Cioè, lì la povertà evangelica non è una cosa con cui uno si sciacqua la bocca, ma quelle vivono proprio dentro le baracche, d'accordo? In cappella non ci sono panche e stanno tutto il tempo inginocchiate e per terra, e per ore. Cioè, non mi ricordo il numero, ma se non ricordo male, quelle pregano 6 ore al giorno. E sono una congregazione di vita ultra attiva, perché il loro carisma è il servizio ai più poveri tra i poveri. Quindi le mani più sporcate di loro, oggi è un'espressione che va di moda, sporcarsi le mani, penso che pochi ci abbiano le mani più sporche, tra in senso buono, evangelico, delle suore di Madre Teresa di Calcutta. Eppure pregano 6 ore al giorno. Ecco, perché la vita attiva non deve, cioè per noi cristiani non si riduce mai a faccendierismo, quindi a iperattività e a moltiplicare opere su opere su opere. Un sacerdote, questo ce lo dicevano sempre in seminario, anche i vescovi che curano la formazione dei sacerdoti, deve come prima cosa pregare, e pregare non è sottrarre tempo alle persone. Cioè, quello si vuole confessare mentre sto a pregare, vuole parlare, smetti, certamente. C'è la situazione in cui bisogna discernere, se c'è una confessione urgente, è chiaro che quella prevale sempre, no? Ecco, però bisogna fare attenzione a valutare le urgenze, perché poi sono tutte quante urgenze, siccome la persona la giornata ha 24 ore, parte delle quali non troppe, ma devono essere dedicate anche al riposo e a mandare avanti questa carcassa che ci portiamo dietro, quindi il resto della giornata bisogna sapientemente suddividerlo. E se tu non fai attenzione, perché la vita interiore è la prima cosa che salta, perché è la prima cosa che il demonio attacca, perché se attacca la vita interiore, se non abbiamo più vita interiore, noi portiamo alle persone noi stessi con tutti quanti i nostri difetti e peccati, molto più grandi di quelli di Marta, delle imperfezioni che c'era Marta fin da allora. E
E quello che facciamo non serve assolutamente, quasi a niente. Non diciamo a niente perché non siamo troppo categorici, ma quasi a niente. Quindi questo è l'insegnamento, ma Marta non si può biasimare perché in quel momento, ecco, poi uno cresce, no? Anche San Giacomo e San Giovanni nel Vangelo fanno delle cose, due in particolare, poi Giacomo e Giovanni, Giovanni era il discepolo prediletto, quando sono andati rifiutati il messaggio samaritano, sono loro che vanno a giudice, senti un po', preghiamo il Signore che mandi un bel fuoco dal cielo, erano Giacomo e Giovanni, oppure la famosa domanda, senti, noi vogliamo stare uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, insomma, no? Quindi, attenzione, questi non sono peccati mortali, capito? Quindi sono imperfezioni, d'accordo? Perché sono imperfezioni? Perché entrambe queste due affermazioni, pur essendo la prima espressione di uno zelo disordinato, la seconda di un pochino, come dire, di superbietta, ma sono mosse dall'amore a Gesù. Quelli volevano fulminare il mio messaggio, il villaggio, perché amavano tanto il Signore e gli dispiaceva che fosse trattato in quel modo, insomma, no? E volevano stare vicino a Gesù perché lo amano tanto. Ecco, certo, poi certo che Gesù deve correggerlo, perché Gesù ci chiama alla perfezione, no? Quindi anche Marta viene corretta, ma non è che Marta era una peccatrice, Marta stava già facendo delle cose sante. Tanto è vero che poi è santa, appunto, canonizzata, no? Ecco, quindi va bene. Scorro e andiamo a vedere la prossima domanda che leggerò piano piano, eh? Ecco, speriamo che lo scorrimento sia agevole. Ok, Fra Franci 65. Se parlo troppo forte mandatemi un segnale, eh? Padre, buonasera. Volevo sapere, quando si chiedono i consigli al proprio padre confessore, bisogna farlo durante la confessione o necessariamente fuori dalla confessione? Allora, dipende dalla natura dei consigli, quindi, e dalla loro più o meno attinenza in senso stretto alla materia della confessione. Questo perché è chiaro che la confessione è anche l'occasione per qualche suggerimento, consiglio spirituale, tant'è vero che proprio la struttura del sacramento della confessione prevede che dopo l'accusa dei peccati il sacerdote rivolga alcune parole di esortazione, e non è escluso che in quel contesto si possa anche chiedere un consiglio. Però se si tratta proprio di un colloquio, di quella che si chiama un colloquio spirituale, un colloquio di direzione spirituale, è a mio modestissimo avviso preferibile farlo fuori della confessione. Perché la confessione è un sacramento, anche se è un sacramento sui generis, perché a differenza degli altri sacramenti, insomma, chi forma il sacramento, chi compone il sacramento, sono il penitente con i suoi atti e il sacerdote con quelli propri suoi. Non c'è come negli altri sacramenti semplicemente una materia inerte, come l'acqua, come il vino, come il pane e come l'olio, su cui il sacerdote pronuncia delle formule, ecco qua, ecco fatto il sacramento. No, qui ci sono due soggetti attivi, che certamente che devono fare, e questo è ancora più difficile per il penitente, perché poi, insomma, in finale il sacerdote, l'atto essenziale del sacerdote è la formula d'assoluzione, anche se non sapesse spiccicare, cioè, oppure che non gli va di fare l'esortazione, quella non è una cosa ad validitatem sacramenti. La cosa fondamentale è che assolva la persona, e quella è la formula proprio del sacramento in senso stretto. Il penitente però deve fare attenzione a non trasformare, perché oggi c'è questo problema, cioè che alcune confessioni non sono confessioni, ma sono tutte quante cose, attenzione, uno c'ha il diritto di farle, eh? Per esempio sfoghi, o un'anima c'ha il diritto di trovare in un sacerdote qualcuno che l'ascolti, una spalla su cui piangere, come dire, un qualcuno da cui cercare consolazione, gli racconto le mie pene, le mie sofferenze, i miei problemi, aspettandomi una buona parola di conforto. Benissimo, ecco, ma questo non è luogo, la confessione non è il luogo per cercare questo, perché la confessione è stata istituita dal nostro Signore per rimettere i peccati mortali o anche quelli veniali, o anche come luogo di accusa delle imperfezioni volontarie e involontarie per chi tende alla perfezione, ma deve sempre rimanere fedele alla sua essenza, così come una confessione non può essere un colloquio, come dire, di stampo o di ispirazione o di matrice o di contenuto prevalentemente psicologico, cioè ti parlo dei miei problemi, delle mie difficoltà in vista di qualche consiglio volto al loro superamento sotto vari punti di vista.
D'accordo? Oppure anche la sede, semplicemente per chiedere come in questa sede, l'altro risponde, informazioni, notizie, comunque utile alla propria fede, alla propria cosa, ma ecco, sono tutti quanti ambiti, ordinariamente richiederebbero un luogo distinto, ecco, un luogo distinto che teniamo presente, insomma, il sacerdote è sempre tenuto alla segretezza, quindi è chiaro che nella confessione c'è il sigillo sacramentale. Ma io non posso come sacerdote, se una persona mi fa un colloquio, come dire, riservato, andarla a sbandierare in giro, circostanziandolo senza il permesso dell'interessato, perché c'è comunque una deontologia sacerdotale, no? C'è il segreto professionale. Certo, nel massimo grado viene raggiunto nel sacramento della confessione, perché lì c'è proprio il sigillo sacramentale, quindi dalla confessione non può e non deve uscire nulla, né di ciò che attiene alla materia di peccato, né da ciò che attiene a tutto quanto il contesto. Per cui, per dire, se uno ci avesse una questione delicatissima, personalissima, di cui vuole essere assolutamente certo che rimanga proprio, che sia blindata, questo non sarebbe un abuso, può, al termine della confessione, tirarla fuori, perché così è sicura. Perché se il sacerdote ne parla, viene scomunicato late sentenze, quindi, perché il sigillo sacramentale è il top, quindi non si tocca quello lì, si chiama sigillo appunto perché è sigillo, e guai a chi lo tocca. Ecco, però non bisogna farlo come regola, quindi ci sono, non so, in tutta la vita cristiana ci sono delle regole, d'accordo? Ecco, sono delle regole sempre che bisogna capirne il senso, perché la regola è sempre a custodia di un valore. E non bisogna farle delle regole rigide assolute, no, assolutamente, cioè, può succedere, io anche cerco di essere abbastanza tollerante, perché comunque queste cose le dico qui, poi se mi viene un penitente che mi fa lo sfogo psicologico, mica, che gli dici nel contesto in diretta, lo stai a sentire, e pazienza, ti dispiace che il sacramento insomma viene un po' messo in mezzo alla strada, si troverà un modo dolce, secondo me, se si rigorano le circostanze per farlo notare, ma che capite, no? Quindi non è che uno deve essere un rigidissimo su alcune questioni, però certamente, così come il discorso del confessarsi durante la messa, se si può evitare, certamente è meglio evitare, perché sarebbe meglio dare alla confessione uno spazio proprio, un ambiente proprio, eccetera, eccetera. Però se c'è un'anima debole, io anche quella persona troppo, durante la messa non si confessa, ma io sono il primo a essere d'accordo. Ma io lo vedo dall'esperienza fatta da tanti anni, alcune persone se non trovano il confessore durante la messa non si confessano per niente. E che succede? C'è due danni. Primo il danno per quell'anima che è privata del sacramento, e secondo quella fa, siccome non trova il confessore, dice, ma non trovo il confessore, faccio l'atto di dolore, vado a fare la comunione e va a fare una comunione che non dovrebbe fare. Allora purtroppo qualche annetto di esperienza e qualche annetto di età che cresce insegna che certamente l'ottimo, noi dobbiamo tendere alla perfezione, ma a volte l'ottimo è nemico del bene. E quindi, per carità, per amore, per attenzione alla persona, ecco, quando non ci sta di mezzo la fede divina e cattolica, i dogmi o le cose che non si possono transigere, nell'applicazione pratica poi dei principi e delle regole, bisogna essere sempre attenti e moderati. Spero di aver reso un pochino l'idea. Iantorno Ernesto scrive: Padre, buonasera. La scoperta di vita aliena potrebbe sconvolgere le nostre certezze in ambito religioso. Grazie. Ma a me non mi sconvolgerebbe assolutamente nulla, insomma, perché pensare che in un universo talmente grande, cioè gli scienziati parlano, capite, di milioni di anni luce di estensione dell'universo, quindi a parte che ci sono comunque delle distanze, che o si inventano qualcosa gli alieni, oppure noi esseri umani sono assolutamente invalicabili, perché ci arrivano alcuni telescopi sofisticatissimi, elettronici, capite, a qualche milione, credo, di anni luce. Non sono un esperto adesso in merito, ho notizie un pochino, come dire, da scolastiche, diciamo così. Però quando si comincia a parlare di centinaia di migliaia di anni luce, cioè, capite, sono distanze che sfuggono completamente alla nostra possibilità di accesso. Io personalmente, se esistessero altre forme di vita,
sarò eretico, sarò, cioè, la Chiesa non ha detto niente, non mi stupirei affatto, cioè, capito? Cioè, Dio è la vita, è onnipotente, può fare una montagna di cose belle, non è tenuto a farcele conoscere tutte, perché che ci sia una vita, forme di vita a qualche trilione di anno luce, a noi non ce ne porta assolutamente nulla, poi quando saremo morti vedremo queste cose, non è necessario saperle qui, in questo mondo, no? Quindi Dio in questo mondo non ci dice le cose che non è necessario sapere, non ama molto soddisfare le curiosità gratuite. Quindi a me non mette, a me non sconvolgerebbe nulla, poi a quanto ne so, in base alle mie conoscenze, non c'è niente, come dire, di dogmaticamente definito, nel senso che se ci fosse una vita aliena, anatema sit, sei eretico perché Dio dobbiamo credere che ha creato soltanto l'essere umano. Io non ne so niente, insomma, se ci dovesse essere ritratto in anticipo. E mi confermo e mi conformo in tutto a opinioni e pareri di Santa Madre Chiesa, insomma, ma che io sappia non c'è nulla in giro. Gallipolizza dice: a proposito delle preghiere del Santo Rosario, si parla di indulgenza plenaria o parziale? Questo credo che l'abbiamo già affrontato in qualche altra domanda. Ripeto, il Santo Rosario ha l'indulgenza parziale anche per una sua parte, quindi una sola corona, quindi i misteri del giorno, sempre. D'accordo? Purché come tutte le indulgenze deve essere recitato, non detto mentalmente. L'indulgenza è plenaria in due circostanze, secondo l'Enchiridion: quando viene recitato in chiesa o quando viene recitato in comune, in forma comunitaria. Quindi quando nel mese di maggio o di ottobre i vostri parroci lodevolmente organizzano qualche rosario in famiglia, o in giro per i quartieri, e si dice rosario tutti insieme, anche se sia fuori del luogo sacro, se ci sono le condizioni chiaramente di un'anima perché la lucri, quindi lo stare in grazia e il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale, c'è l'indulgenza plenaria. Iurlei GM dice: buonasera Leonardo, come possiamo noi genitori, avendo dei figli piccoli, combattere la piaga di Halloween e come possiamo educarli? L'educazione è compito dei genitori. E ciascuno deve inventarsi qualcosa, quindi alla luce di quello che conosce i figli, di quello che conosce dei figli, deve sapere, così come un sacerdote, a seconda della comunità in cui va, deve vedere chi c'ha davanti e vedere come educarla piano piano alla fede, d'accordo? Non sono tutti uguali i posti, cioè in un paesino di mille anime come quello che sto adesso, non c'è una pastorale identica e un modo di fare identico a una parrocchia di 50.000 persone di anime alla periferia di Roma, sono la stessa cosa. Quindi bisogna vedere i figli che si hanno davanti e quindi sapendo l'educazione alla fede si dà innanzitutto con l'esempio, poi si dà certamente anche con insegnare la preghiera, insegnare fin da piccoli il catechismo. Padre Amort, di venerata memoria, diceva sempre che lui il catechismo gliel'aveva insegnato la sua mamma sulle ginocchia. E per quanto riguarda Halloween, i genitori in coscienza. Io non so adesso come funziona, cosa fanno, cosa non fanno nelle scuole, che cosa organizzano e cosa non organizzano. Io posso dire che se io avessi un mio figlio, se fossi padre, mi informerei bene su questa cosa, vedrei che cosa fanno, vedrei se si può evitare, se non si può evitare, il giorno del 31 ottobre io sono il padre, per cui senza bisogno di spiegare perché lo faccio, potrei tranquillamente decidere di non mandare quel giorno mio figlio a scuola, basta. Non muore nessuno se uno fa un'assenza un giorno da un'attività didattica. E quindi, dal momento che oggi tutte quante le scuole, guai a chi c'è ancora l'ora di religione cattolica per chi lo vuole, ma poi fuori di questo, guai se si fanno. Mi ricordo una volta quando ero piccolino, cioè qui quando ero piccolino entravo in classe a scuola elementare. Questa è storia, se qualcuno storce la bocca, storca pure, tanto. Ci siamo rincontrati con i compagni di classe delle scuole elementari, ci siamo detto che adesso il nostro maestro andrebbe in galera, il nostro vecchio maestro, perché entravamo al segno della croce, d'accordo? La preghiera tutte le mattine, ci insegnava l'inno nazionale dell'Italia, capito? Quando entrava qualcuno ci faceva mettere sull'attenti, te immagini, poi ogni tanto addirittura. Se qualcuno faceva qualcosa veniva e ti dava i suoi scappellottini pedagogici, che non erano niente, insomma, no? Ma oggi te immagini che succederebbe? Andrebbe, veramente andrebbe, il mio maestro oggi andrebbe carcerato, capito? Quindi era tanto bravo, tutti quanti ce lo ricordiamo, grati per quello che ha fatto per noi, perché i tempi cambiano, poi che sia meglio o che sia peggio,
è posta di ardua sentenza, no? Però siccome oggi la scuola, come dire, dovrebbe essere asettica o neutrale, come io posso, come dire, decidere, il ragazzo può decidere di non fare religione, così posso tranquillamente decidere, essendo questa una cosa che per un credente che sa di cosa si tratta non è semplicemente un'attività cultural didattica, ma è qualcosa di altro. Se io voglio risparmiare a mio figlio che entri in qualunque forma di contatto con questo qualcosa di altro, io lo risparmio. Poi qui i genitori devono prendersi la responsabilità, te fanno causa, te portano in galera. Io non lo so com'è la situazione adesso, appunto perché facendo il sacerdote e non il papà non ho avuto modo di approfondire questa cosa. Questo è un compito che spetta ai genitori, che devono informarsi e fare quello che devono fare loro. Cioè io devo fare il prete, tu devi fare la mamma e tu devi fare il papà. E avendo questi figli, certamente tu davanti a Dio hai il dovere di educarli e di custodirli e preservarli per quanto possibile dal male. Dopodiché, in concreto, sei tu che devi valutare cosa è possibile fare in quelle circostanze. Siamo lodati Gesù e Maria, è peccato, scrive, scrive Bachita, siano lodati Gesù e Maria, è peccato guardare ogni tanto un film, una commedia senza volgarità, intendo Maria. Vedere un film non è peccato, insomma, quindi è un'attività normale e ricreativa che si può tranquillamente vivere, insomma, specialmente quando si tratta di un, certo, si tratta di un film pulito, edificante, tanto meglio, insomma. Oggi è difficile trovare, ci sono delle cose che sono purtroppo anche molto belle e molto ben fatte, dove c'è questo vizio oggi di doverci per forza metterci con dirle di volgarità quando va bene, e di tematiche, insomma, politicamente corrette, ecco, preferisco non scendere troppo in particolare. Io personalmente non tollero il nudo gratuito, ecco. Penso che non sia non tollerabile soltanto per un sacerdote, ma per chiunque, insomma. Quindi il nudo gratuito non è assolutamente proprio intollerabile. A mio avviso sono abbastanza poco tollerabili anche le volgarità. Certamente se uno è un pochino pratico si vede quando la volgarità, come dire, io se facessi il regista o lo sceneggiatore evidentemente eviterei di mettercele, perché sono delle cose molto molto ben fatte, anche molto avvincenti. Pensiamo, per esempio, io sono appassionato di Tolkien, Il Signore degli Anelli, non c'è una parola, una, dall'inizio alla fine. Insomma, le versioni estese sono 4x3, sono 12 ore di film, non c'è una parolaccia, una, e non c'è una scenaccia, una sola. Il Ritorno del Re ha vinto non so quanti Oscar, insomma, no? Quindi non è necessario fare questo e arrendersi a una certa mentalità oggi alla moda. Certo che la volgarità, a seconda del soggetto che si sta trattando, una o due io non ce le metterei, ma sono anche tollerabili. Quando invece si comincia a vedere che c'è una volgarità ostentata, proprio inutile, detta tanto per dirla e per quasi ostentarla, che dà fastidio, beh, poi ognuno ha la sua coscienza e vedrà se continuare a seguire oppure no una serie, oppure a continuare a vedere oppure no un film. Ecco, quindi qui c'è sempre la coscienza che dobbiamo ascoltare e che dobbiamo verificare, insomma, quando è urtata e offesa da certi comportamenti. Vittoria Moris, vorrei sapere se esiste un pronunciamento papale inerente all'abbigliamento femminile, addirittura. Di recente mi è stato detto che le donne dovrebbero indossare unicamente gonne lunghe ed evitare i pantaloni. È vero. Allora, pronunciamenti papali su queste cose, insomma, se il Papa dovesse cominciare a fare pronunciamenti pure sull'abbigliamento femminile, specialmente di questi tempi, con tutti i problemi che già c'ha, immagini che cosa andrebbe a succedere. L'abbigliamento femminile è un problema, anche qui, di coscienza femminile, d'accordo? Quindi, non, cioè, gli esseri umani stanno sempre cercando leggi su leggi su leggi che poi seguono pedissequamente senza interiorizzare i valori. Allora,
Una donna quando si veste deve ricordare alcune cose fondamentali. Primo, che è una donna, non è un uomo. Dice, è ovvio? Non tanto, d'accordo? Non tanto. Perché sappiamo che l'ingresso dei pantaloni nell'universo femminile storicamente è avvenuto all'interno di tutte quelle rivendicazioni proprio del mondo femminista e che tendono, attenzione, la donna deve avere tanti diritti e tante cose, d'accordo? E io sono contento che ce li abbia, che sia valorizzata, che lo sia anche nella Chiesa e tutto quello che vogliamo. Attenzione, ma la valorizzazione della donna non è dire la donna è come l'uomo, è uguale, perché uguale all'uomo non lo è. Un conto è avere uguale dignità, un conto è avere vari diritti, varie importanze, un conto è dire uguale, no, non è uguale, perché io, perdonatemi, io il seno non ce l'ho, d'accordo? E non ho una conformazione corporea. Un uomo non ha le rotondità e le forme femminili, perdonatemi se sono così esplicito, una donna ce l'ha. Uno. Secondo, qui non stiamo in paradiso, quindi le persone che ci stanno intorno non sono tutti quanti santi, noi speriamo che ci diventino, ma non possiamo presumerlo. E siccome c'è una cosa che si chiama la concupiscenza, che cosa succede? Che le bellezze, che in sé sono delle bellezze perché create da Dio, di una donna inserite nel contesto purtroppo dell'umanità decaduta post peccato originale, diventano provocazioni. Punto. Allora, una donna non può ignorare una cosa di questo, non può dire io mi vesto in un certo modo e se qualcuno mi guarda peggio per lui. Può anche dirlo, ma io ritengo che davanti al Signore questo non sia un discorso che si possa tenere in piedi, d'accordo? Ecco, allora, rebus sic stantibus, tieni presente anche che il tuo modo di vestire veicola un messaggio, perché come ti vesti parla. Parla della tua classe, parla delle tue priorità. Se il tuo modo di vestire ostenta le grazie e le bellezze del tuo corpo in maniera provocante, chi ti guarda interiorizza questa cosa. Ah, tu questo ti senti e questo mi dai. Tu senti che il tuo essere donna è semplicemente un bel corpo da mettere a disposizione dei desideri degli uomini. Io me lo prendo. Ma se uno si veste con una certa classe, d'accordo, lasciando che tante cose rimangano nell'alveo del mistero, perché la mia femminilità non è la mia seducente corporeità, ma è la mia anima, è la mia intelligenza, è il mio modo di essere, è il mio carattere, sono i miei doni, e io questo te lo devo comunicare appena mi vedi e te lo comunico anche in base a come sono vestita. Allora, capite, noi nella vita dobbiamo imparare il discernimento. Detto questo, uno vuole essere una santa donna, prende come modello la Madonna. Ti metti davanti alla Madonna, ti metti davanti a Gesù e ti chiedi: la Madonna si vestirebbe come mi sto vestendo io adesso? La Madonna si rimetterebbe i leggings? Facciamo l'esempio con l'esempio proprio clou. O la canottiera? Guardate che la Madonna era bellissima, nessuno si scandalizzi, eh? Ma la Madonna non c'è niente da invidiare alla più bella donna del mondo su tutti i punti di vista, capito? Questo sì, mettiamocelo bene in testa, eh? Perché è la più bella delle donne, così come Gesù è più bello degli uomini. Quindi non immaginiamo la Madonna come un mezzo mostro. Ecco, il fatto che nessuno se lo immagina, perché certamente non lo ostentava. Ma ci è però, d'accordo? Ecco. Detto questo, alle donne buon lavoro di discernimento e del proprio stile di vestirsi. D'accordo? Ecco, così come buon lavoro agli uomini. Buon lavoro ai preti, ai consacrati, alle religiose, a tutti. Ecco. Allora, noi non possiamo, perché anche quando noi non ci pensiamo, comunque sia quello che noi tiriamo fuori in automatico di noi stessi, dice qualcosa di me in quanto me stesso. Quindi appena uno comincia a voler prendere in mano certe situazioni, io dico, fermo, io sono un prete, come mi vesto? Punto intero. Io da prete ho tre possibilità, non è che ci sono tante altre. O mi metto a ratalare, o mi metto il clergyman o vado in borghese. Abbiamo già detto che andare in borghese oggi non sarebbe conforme alle norme canoniche, ma è ampiamente tollerato. E tra l'altro poi andando in borghese, mi vado in borghese borghese o mi metto almeno una crocetta. Tra l'altro, ti metti davanti al Signore, fai tutte quante le tue debite
riflessioni, meditazioni, sapendo che di come ti vesti devi risponderne davanti al Signore. D'accordo? E quel giudizio di coscienza che tu formuli adesso, te lo troverai davanti, poi te lo troverai davanti al Signore, come in tutte le cose. Capite? Io ho imparato nella mia vita sacerdotale che un grande servizio alle anime si fa non dando leggi, regole, butta tutti i pantaloni e mettiti sempre la gonna. Se così fosse, ci devi arrivare tu a questa cosa qui. Perché se te lo dice il padre spirituale di turno, il parroco di turno, il sacerdote di turno, il confessore di turno, il carismatico di turno, oggi ci sono lì, che cosa fai? Tu vai come un, come dire, come un mulo, come un cavallo, con bendato, ah sì, bisogna fare così, punto e basta. Dopodiché un bel giorno quel carismatico muore, quel prete ti delude e tu ricominci a essere peggio di prima perché non hai interiorizzato il valore. Tu hai fatto una cosa non sufficientemente teorizzata. E quella cosa vale poco agli occhi di Dio, perché non è fatta per amore suo, e non te la conserverai, non rimarrà in te viva come un valore da difendere. Perché poi se ti metti la gonna e qualcuno ti prenderà in giro e ti dirà sempre una prefica, che è sta roba qua che sei sempre in giro vestita così, tu non ti rimetterai i pantaloni perché ti prendono in giro, tu dirai alt. Io questa cosa ci ho pensato, se vuoi ne parliamo, e lo faccio per questo, questo e questo motivo. D'accordo? Nessuno ti obbliga a te a fare altrettanto, però ti prego, se è possibile, di rispettare le mie libere scelte. D'accordo? Io il fatto che io porto la veste talare, lo porto per delle motivazioni che io non ho mai giudicato né criticato e non mi sogno neanche la notte di farlo. A nessuno dei miei confratelli che ha fatto scelte diverse. D'accordo? Ma non intendo, come dire, tornare indietro da questa mia scelta semplicemente per il fatto che qualcuno, speriamo di no, ma potrebbe deridere, non capire, giudicare o criticare, perché è una scelta che è stata ponderata e che cambierà quando io davanti al Signore per ulteriori eventuali ponderazioni dirò: bene, cambiamo registro, in una dimensione sempre di apertura. Capite? Ma noi dobbiamo agire davanti a Dio, non davanti agli uomini. E per agire davanti a Dio ci vogliono dei valori interiorizzati all'interno della propria coscienza. Ecco. E spero di essere stato chiaro, però vi prego veramente, queste cose sono frutto di tanti anni, insomma, di sofferente ministero. Formare le persone vuol dire aiutare le persone a imparare a formulare scelte responsabili e sani e corretti giudizi di coscienza, ascoltando il proprio cuore e la voce di Dio che all'interno parla a tutti coloro che hanno voglia di starla a sentire. Allora, il gatto di Dio chiede: buonasera caro padre, volevo chiedere, forse la domanda è banale, come facciamo ad essere sicuri che Adamo e Eva siano in paradiso? Se non erano, non lo si dice da nessuna parte. Ma non lo si dice da nessuna parte, c'è la tradizione ininterrotta della Chiesa, no? Nel credo si dice che il sabato santo Gesù è disceso agli inferi, e se si leggono i commenti dei santi padri, tutti sono concordi che nella discesa di Gesù agli inferi c'è stata la liberazione dagli inferi delle anime dei santi padri, si chiamano così, che stavano in attesa della redenzione, a partire da Adamo ed Eva, che poverini si erano fatta grossa, ma hanno fatto solo quello, hanno fatto solo il peccato originale, a tutti i giusti e santi dell'Antico Testamento. Quindi questo fa parte della antichissima tradizione della Chiesa e di ciò che la coscienza della Chiesa ha sempre sentito, e quindi non è cosa di cui poter dubitare. Adamo ed Eva sicuramente sono in paradiso. Actarus Goldrake scrive: nella mia parrocchia è stato messo sul muro il Cristo appeso come in croce, però non c'è la croce. Questa rappresentazione è lecita? Grazie e buonasera. Le rappresentazioni sono tutte quante lecite, insomma, quindi questo è una cosa dove di per sé non c'è assolutamente nulla di male. Ci sono cose che vengono messe in giro di questo calibro, poi se piacciono o se non piacciono è un altro discorso, ma di per sé non c'è niente di, almeno quanto ne so, di blasfemo, di inopportuno, insomma. E il gatto io domanda: quando si sente che la propria vocazione matrimoniale non si trova un ragazzo, che bisogna fare? Grazie.
pregare al Signore che se quella è la vocazione faccio trovare la persona giusta, o se non l'abbiamo capito bene, se non dovessimo aver capito bene, di correggere le nostre eventuali comprensioni. Riccardo Villar dice cosa ne pensa di Halloween che sta avvicinando. Ma insomma, se va sul mio canale YouTube è abbastanza chi mi conosce sa, io penso quello che pensano, come dire, santi sacerdoti e esorcisti, quindi mi attengo perfettamente a quello, perché ho già detto la volta scorsa che ognuno ha gli ambiti di competenza propria. Io su Halloween a suo tempo, mi ricordo bene che ero un giovanissimo prete, fui rimproverato da un fedele che era arrivato a Halloween, dice non ho detto niente contro Halloween. Io dico, 15 anni fa il fenomeno era meno di oggi, dico, che bisogna di Halloween? Ma come di Halloween? La festa da, 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 da. Dico, ah vabbè, e ho cominciato a informarmi, ho cominciato a leggere, d'accordo? Leggere. Mi ricordo, lessi quello che scrisse Padre Amort, e diversi altri esorcisti, vidi dei video, vidi delle cose, sentii delle testimonianze, sono anche su YouTube di ex satanisti, poi come sempre faccio, e ho fatto una sintesi, dico, Tizio dice così, Caio dice così, Semprano dice così, ho comprato dei libri dove c'è il calendario satanico, si può vedere, cioè sono cose pubbliche adesso, e si sa che il 31 ottobre è il capodanno satanico, è il primo dei sabba, i sabba sono. Adesso non mi va di parlare di tutte queste cose, non si va più tanto la puntata. Basta vedere i miei video per chi vuole, queste cose le sentirà. E gli esorcisti dicono che metterti in questo circuito vuol dire entrare in questo vortice, in questa festa che non è una festa folcloristica, d'accordo? Di humor nero, macabro, carnevale nero, no, è altro. E entrare in contatto con quest'altro produce danni. Siccome io ritengo attendibili queste persone che hanno esperienza sul campo, mi sono semplicemente limitato a, come sacerdote, riferire ciò che essi dicono e riportarlo. Perché, come ho detto nella volta scorsa, gli esorcisti fanno gli esorcisti, i bioeticisti fanno i bioeticisti, i canonisti fanno i canonisti, i liturgisti fanno i liturgisti. I biblisti fanno i biblisti e i teologi fanno i teologi, d'accordo? Però essendo io un pastore, quindi non sono semplicemente un cattedratico, un accademico, ma un sacerdote in cura d'anime, dovendo dare dei criteri di orientamento anche alle persone, ritenendo affidabili persone esperte sulla materia che hanno scritto queste cose, le ho semplicemente prese e rilanciate, come si fa? Copia e incolla. Quindi non ho una competenza personale diretta, però. Bene, per una donna, ragazza, ragazzina, scrive Bachita, chi deve essere d'esempio? Santa Maria Goretti o le blogger di Instagram? Beh, questo dipende dalle scelte di vita che fa la ragazza, ragazzina, insomma, se vuole essere una ragazza, ragazzina alla moda e mondana, certamente le blogger e le influencer di Instagram sono modelli da seguire. Se vuole diventare santa, certamente avrà come punto di riferimento Santa Maria Goretti e molte altre sante giovani, bambine o adolescenti che la storia della Chiesa ha conosciuto. C'è anche Santa Gemma Galgani, insomma, che è morta 24enne. Se una bambina c'è Nennolina, insomma, che è morta, che aveva manco 6 anni. No, ci sono tante belle figure. C'è Santa Teresa di Gesù Bambino che è morta a 24 anni, quindi a voglia a te, no? Ce ne sono diverse a cui ispirarsi. Buonasera, quando scaricare film e videogiochi per uso personale ma da siti illegali è considerato rubare dalla morale cattolica. Allora, io su questo non sono un esperto, ecco, stavo dicendo, non sono un moralista. Quello che a me fu detto in passato da un esperto, allora, su siti illegali non bisogna evidentemente preferibilmente andarci. E quello che mi fu detto, ma riguardava discorsi tipo software o cose di questo genere, però ripeto, io non sono su questo un esperto. Qui bisogna rivolgersi a un moralista, ad un altro moralista aperto,
come sempre dice il Papa, e dicono i vescovi che si riuniscono alle nuove problematiche, perché un tempo il rubare era molto semplice, c'era il furto, come spiegato nel codice penale, l'appropriazione indebita. Il furto è quando sottrai una cosa non tua, l'appropriazione indebita è quando trattieni come tua una cosa che tua non è. Fine del discorso. Adesso c'è tutto quanto questo vastissimo campo in cui la legalità, che ordinariamente è sempre da osservare, però si incrocia con tante altre piccole e medie cose, no? E quindi bisogna andare a vedere. Allora, certamente acquistare cose di questo genere è sempre sconsigliabile, perché acquistare una cosa, come dire, piratata significa certamente andare a favorire cose illeciti, a volte anche attività criminali. Peggio ancora se uno dovesse reperirle per a sua volta farne oggetto di commercio o di traffico, d'accordo? Per quanto riguarda l'uso personale, ci sono, strettamente personale, ci sono opinioni discordanti, nel senso che fermo restando che per alcune cose, però qui il campo è vastissimo, perché può essere un film, può essere un software per uso personale, cioè il campo è vastissimo. Allora bisogna vedere in coscienza, valutate tutta una serie di situazioni, contingenti, personali, l'uso che se ne fa un uso privato, se non se ne fa lucro, e se non si hanno condizioni economiche tali da poter tanti, tanti, tante cose, se si è certi che con l'azione non si favorisce una, come dire, attività comunque criminosa, illegale, che comporti danni a terzi e lucro e cose di questo genere, si potrebbe, ecco, d'accordo? Quindi però di queste cose, ripeto, bisogna sempre parlarne con gli esperti in merito, perché ripeto, io fino ai 10 comandamenti ci arrivo quando si entra troppo sul tecnico e sullo specifico, come già quando mi è stato chiesto sulla donazione degli organi e cose di questo genere. Dopo aver detto qualche cosa un pochino in generale, sento il dovere di fare un passo indietro e di dire, di rivolgersi a chi queste cose certamente le ha approfondite. Un moralista, presumo che oggi prenda una licenza in teologia morale, non può non avere in qualche modo anche affrontato queste tematiche, no? Anche se Papa Francesco non ama, e ha ragione, diciamo così, ridurre la morale alla casistica, cioè alle singole questioni così concrete, però certamente un criterio di orientamento un po' più preciso lo si potrà reperire. Gallipolizza dice: se è possibile spiegare lettere romane 12:1-2 il culto spirituale offrire i corpi come sacrificio vivente. Sì, queste domande che Gallipolizza, adesso dirò qualcosa, però sono domande un pochino, ecco, fare i commenti e le esegesi sui passi della Sacra Scrittura in questo contesto, quindi dovendo restringere un po', non è cosa che amo, no? Anzitutto rimando online, sul mio sito sicuramente c'è il commentario alle epistole paoline, il Corpus Paulinum. E c'è la lettera ai Romani e c'è questo passo, me lo ricordo bene perché lo affronta al suo tempo, quindi si deve andare a verificare lì. Lì San Paolo fa un'esortazione dentro un capitolo parenetico volto a esortare, diciamo così, a spingere i cristiani alla santità, e il nostro corpo egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. È una delle frasi che si dicono durante, che si ispira a questo versetto durante la preghiera eucaristica terza. Il nostro corpo è un sacrificio gradito al Signore, perché? Perché in tutto quello che noi, in tutti gli usi che ne facciamo santi e anche faticosi e offerti al Signore, il Signore non vuole che gli offriamo in sacrificio come nell'Antico Testamento, agnellini, capretti, tori, montoni. Ecco, Gesù ci ha dato l'esempio. Cosa ha offerto Gesù in sacrificio? Il suo corpo. Certo, offrire il sacrificio del nostro corpo non vuol dire che tutti dobbiamo morire crocifissi, però il martirio è certamente una dimensione della vita cristiana, e alcuni offrono il proprio corpo come sacrificio vivente, esattamente come l'ha offerto il nostro Signore, che sono i martiri. Tutti lo offriamo. E offrendo il nostro lavoro, offrendo la fatica della nostra vita quotidiana, offrendo i disagi legati alla vita terrena, il caldo dell'estate, il freddo
dell'inverno, pregare in ginocchio, assumere una posizione composta quando si sta in chiesa, sono tantissime, mangiare con moderazione, guardare con modestia, ecco, sono tutte tante le piccole cose, che, oppure le piccole, medie, grandi penitenze che si possono offrire, mettendo a punto il nostro corpo, offrendo qualche piccolo sacrificio, qualche piccolo disagio del nostro corpo, appunto come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E i sacrifici si offrono per la gloria del Signore, per l'espiazione dei peccati, per le anime del purgatorio, per intercedere grazie per il prossimo, quindi con tutte quante queste cose che la tradizione della Chiesa ha nel corso del tempo individuato. Il digiuno è un sacrificio vivente, santo, e che è gradito al Signore, se fatto nelle debite modalità, perché poi c'è anche un digiuno. Ci sono due tipi di digiuno che il Signore non ama. Uno ce lo dice il profeta Isaia, che è digiunare tra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui, e un altro ce lo dice Gesù nel Vangelo, che è digiunare andando a sbandierare a destra e manca che facciamo il digiuno perché siamo santi. Ecco, però, purché fatto nel debito modo, certamente il digiuno è un grande sacrificio gradito al Signore. Quindi, spero di aver risposto. Riccardo Vilardi scrive: conosce l'Opus Dei, il carisma di San José María, e scriva che cosa ne pensa. Nient'altro di diverso di quello che pensa la Santa Madre Chiesa. San José María è San José María Escrivá, quindi santa è la persona e santa è la sua opera, quindi di per sé l'Opus Dei senza nessun dubbio è un, chiamiamolo, cammino autentico di santificazione per coloro che lo frequentano. Evidentemente, come tutte le cose, altro è il carisma, altro poi sono le persone che concretamente ne fanno parte. Il carisma è santo, non è detto, anche se lo spero, che tutti i membri dell'Opus Dei sono santi, ma questo è vero anche per la Chiesa è santa, ma purtroppo non tutti i figli della Chiesa sono santi, non perché la Chiesa non è santa, ma perché chi ne fa parte non attinge bene tutto il patrimonio di santificazione che ha la Chiesa, non lo custodisce, non lo mette in pratica e quindi santo non ci diventa. Ecco, quindi non giudichiamo mai una realtà a partire da qualche suo elemento, cioè se incontro un cattivo cristiano non vuol dire che la Chiesa è monnezza, manco se incontro un cattivo prete, Dio non voglia, speriamo mai, dovessi incontrare un cattivo vescovo. Ci sono stati purtroppo nel corso della storia, Nestorio, che era colui contro il quale è stato fatto il concilio di Efeso, era un vescovo, disgraziatamente, pure di una sede importante, perché era il vescovo di Costantinopoli, insomma, no? Però che Nestorio fosse eretico non significa che la Chiesa non sia santa o che l'Episcopato non sia un'istituzione di diritto divino e che tutti i vescovi siano degni, come dire, di onore, di rispetto e di obbedienza, no? Quindi distinguiamo sempre bene le cose. Smith Stingari: la rivelazione di voto della suora al sinodo ha riaperto al maschilismo ecclesiale. Cosa dice la dottrina in proposito? Sinceramente mi trovo assolutamente impreparato, perché non so che cosa sia questa rivelazione di voto della suora al sinodo, maschilismo ecclesiale, insomma, io non amo assolutamente stare su questi fronti, no? Quindi nella Chiesa c'è il ministero sacro, che per volontà di Gesù è riservato ai maschi, quindi se questo uno lo ritiene un maschilismo ecclesiale deve fare una telefonata, se è capace, al nostro Signore Gesù Cristo e chiedere spiegazioni, insomma, perché la Madonna prete non c'è diventata, ma la creatura più grande che esista tra gli esseri umani puri è una donna, quindi non c'è nessun maschilismo ecclesiale. Anche nella Chiesa c'è stata, ci deve essere, ci sarà ancora una debita valorizzazione della donna in quanto donna, d'accordo? Che la valorizzazione della donna nella Chiesa sicuramente non seguirà il cammino che ha seguito la società civile, cioè non è che la donna nella Chiesa si sentirà veramente donna quando diventerà prete, perché di fatto questo è successo nella società civile, cioè l'emancipazione della donna vuol dire diventare esteriormente anche tutte quante le funzioni uguale all'uomo. Questo è un punto di vista, questo qui, d'accordo? Questo non significa che non ci siano, cioè io spero che si capisca bene il senso di fondo. Quindi nella Chiesa la donna sarà valorizzata in quanto donna, con tutto quanto l'apporto che ha, come se, come a mio avviso del resto è sempre stata, perché tutti questi discorsi sono state grandi fondatrici di ordini religiose anche molto molto antiche, insomma,
Io questi discorsi, il Papa nei giorni scorsi ha detto che sarebbe meglio rimanere nella fede e non nell'ideologia. Quindi quando io comincio a sentire questi discorsi, mi vengono in mente appunto le prese di posizione ideologica, ecco, che vanno a far questione, vanno a far polemica su tante situazioni, insomma, che io sinceramente sono un pochino allergico, refrattare questo tipo di approccio, anche se rispetto, insomma, chi si situa su questi moduli, no? Ecco, però, quindi, più di questo mi dispiace, Smith Stingari, non saprei che cosa dirle. Lorenzo Godio dice: buonasera, don Leonardo, vorrei sapere se un sacerdote può indossare la stola sopra l'atalare o solo la mozzetta, e se può indossare la berretta durante la messa. Allora, io non è che sono molto esperto di galateo e abbigliamento ecclesiastico, dico la sincera verità. Anticamente c'avevo dei giovani chierichetti che si erano andati a studiare tutte quante queste cose e che ne sapevano molto più di me, che sono prete. Quindi la stola sopra l'atalare, certamente che si può indossare, io almeno la indosso, perché quando sto in confessionale metto la stola sopra l'atalare. Più perfetto sarebbe indossare la cotta e la stola, oppure il camice e la stola, insomma, ma si può indossare anche semplicemente la stola, anche quando si va a benedire le case, si può portare cotta e stola, ma si può anche mettere soltanto la cotta, insomma. Sopra la mozzetta non è abbigliamento, insomma, che oggi, insomma, un sacerdote lo può portare soltanto se c'è il privilegio di poterlo portare, quindi se è arciprete, credo, o se è canonico, insomma, ci sono ancora delle disposizioni, insomma, quindi non è roba per tutti quanti i sacerdoti. Durante la messa oggi non si usano la berretta, e durante la messa in rito antico, che io posso, si può entrare con la berretta, poi si toglie, uscire con la berretta. Ma non ne sono sicuro, mi pare di aver visto qualcuno, ma non ne sono tanto sicuro se si possa mettere la sta berretta durante l'omelia. Non sono molto esperto su queste materie. Ecco. La berretta, per quanto ne so, è più che altro utilizzata fuori contesti, quindi in processioni o cose di questo genere, insomma. Nicola Fulgenzio dice: ci sono temi discutibili al sinodo amazzonico. Secondo lei sarà uno strappo con sui cori probati? Non so che cosa sia. No, ecco. Un sinodo viene fatto perché alcuni temi devono essere discussi, d'accordo? Altrimenti non serve fare un sinodo. Un sinodo è una realtà eminentemente locale, d'accordo? Io personalmente non entro troppo nel merito di tante questioni, sono consapevole che certamente esistono delle realtà nel mondo, dico, non ho la più pallida idea, insomma, cioè che cosa fa combinare in Amazzonia, come sia lì la vita, cioè ho sentito delle cose allucinanti, tipo ci sono non so quante etnie differenti, territori enormi, cioè non so quante lingue che non si capiscono neanche tra di loro, tra le popolazioni indigene. Quindi, insomma, gestire il discorso della fede della Chiesa in quel contesto certamente richiede delle considerazioni proprio di quel contesto. Lo stanno facendo, io ascolterò, come dire, gli esiti finali, ascolterò l'esortazione che scriverà il Papa dopo il concilio, dopo il sinodo, e dopo vedo, insomma, non sono appartenente, insomma, alla corrente degli, come dire, di chi, come dire, si strappa le vesti o si allarma eccessivamente prima del tempo. Discutano, quindi è cosa che riguarda i vescovi e in seconda battuta anche il pontefice, quando dovrà raccogliere e facciamo qualunque cosa sia fatta. Cioè, un sinodo ha sempre una valenza, ripeto, eminentemente locale, d'accordo, quindi che coinvolge marginalmente la Chiesa universale. Ecco. Si vedrà poi il magistero prodotto dall'esortazione post-sinodale, che dovrebbe, come sempre, seguire al sinodo e tenere conto delle relazioni e
di quanto maturato nel corso dell'assemblea dei lavori. Sinipinti dice: credo fermamente alle promesse del Sacro Cuore, mi è lecito essere sicuro che mi salverò. Ovviamente benedizione sei santo durante la vita, buonasera donna. Le promesse del Sacro Cuore si sa quali sono. Quindi le promesse di Dio vanno evidentemente credute, anche per quelle del Sacro Cuore se si è coinvolta la Chiesa, evidentemente purché non diventino, siccome ho fatto i primi 9 venerdì, faccio il comodo mio per tutta la vita, tanto all'inferno non ci vado. Questo chiaramente sarebbe una irrisione della bontà delle promesse di Dio e quindi non funzionerebbe più. Indiloto scrive: come si comprende di aver trovato la direzione spirituale? Presumo che intenda di aver trovato il padre spirituale giusto. Se si è trovato il padre spirituale giusto, se con il padre spirituale ci si trova bene, d'accordo? Perché la direzione spirituale è un mezzo di perfezione, è un tipo di rapporto facoltativo anche per i fedeli, non necessario, come invece è il sacramento della confessione, almeno a certe condizioni, e da parte del diretto è richiesto soprattutto un atteggiamento di fiducia e di trovarsi bene con il sacerdote, nel senso che il sacerdote è riconosciuto come degno di stima, capace di aiutarlo, e che anche un pochettino ci si trovi bene, quindi ci si riesca serenamente ad aprire, lo si ascolti con una certa docilità e facilità, e non ci siano, diciamo così, difficoltà oggettive, insomma. Ecco, prima di scegliere un direttore spirituale è sempre bene pregare un pochino il Signore, perché è una figura accessoria e evidentemente non c'è un obbligo canonico, ecco, di ubbidire a quello che dice il padre spirituale. Però se uno parla con il padre spirituale e non tiene nessun conto alle cose che gli dice, cosa che è liberissimo di fare, però è inutile che fa il direttore spirituale, adoperi meglio, insomma, il tempo che c'è a disposizione. Quindi se uno ci parla è perché, ecco, ne trae giovamento. C'è tempo di rispondere al volo all'ultima domanda. Ciao Don Leonardo, mi può spiegare perché è importante portare oggetti benedetti addosso? Perché sono sacramentali e quindi, se portati addosso con fede, procurano a chi li porta delle grazie e difendono dagli attacchi del nemico. La mia benedizione a tutti, appuntamento se volete la prossima settimana. Buonanotte, Ave Maria.